Nella breve prima parte transiti al ponte ferroviario sul Po a Piacenza. Ora ci spostiamo nella stazione dell'FS di Reggio, dove fanno capo anche le tre linee dell'ACT, la Reggio Guastalla, la Reggio Cianodenza e la Reggio Sassuolo. Ed ora vediamo transitare il diretto 2031 per Bologna, Rimini, via Ravenna. E dopo il pendolino Intercity 500 Giotto Roma-Milano, ecco una LN dell'ACT di costruzione reggiana del 1959. Ingenui titoli, pennarello su cartone, introducono la canonica, perché si era ben voluti ai tempi, visitina ai depositi. ACT, azienda consorziale Trasporti Reggio Emilia, gestisce in totale, con le sopra citate linee, 77 km di ferrovia a scartamento normale. Siamo a Reggio Santa Croce, sede di deposito e officina. Una poderosa locomotiva da 1400 kW, 1900 cavalli, ex gruppo 216 LDB, costruzione Krupp, anno 1960, massa di 67 tonnellate, originariamente erano 74, ma la caldaia è stata tolta perché inutile. Una delle due nuove moderne locomotive costruite dalla ITIN di Catania, ex IMPA ed ancora così chiamate, è entrata in servizio quest'anno. Ed ecco le sei nuove carrozze ex svizzere nei nuovi colori ACT, revisionate dalle officine gallinari e dalle reggiane. Una carrozza è attrezzata come semipilota, con un banco fornito dalla stessa IMPA di Catania. CCFR, ovvero Consorzio Cooperativo Ferrovie Reggiane. La numero 7 è una T3 costruita da Henske Lesson nel 1907, numero di costruzione 8138. È entrata in servizio presso la Società Anonima Ferrovie di Reggio Emilia con il numero 2 ed il nome Vallisneri, fu venduta alla CCFR nel 1927, dove fu rinumerata numero 7 e destinata alle linee Reggio Po e Reggio Ciano, dove rimase in servizio fino al maggio 1959.
La 800-005 è una diesel a idraulica del 1962, costruita da Enskel, 625 kW, rodiggio D. Grazie alla gentilezza dei signori Fuscone Raffaele, macchinista, e Manfredi Marco, aiuto, la numero 7 è uscita in anteprima dal suo ricovero. Di nuovo in stazione a Reggio Emilia, dove arriva un merci con i nuovi locomotori INPA. Noticina, 26 anni dopo averli girati, sto adattando questi videini VHS alla famelica YouTube, dove tutto è un copyright. Or dunque, nuovi sottofondi musicali innocui, ma testi e immagini rigorosamente originali. Ed ora arriverà la LN per Sassuolo, una LN 2452, automotrice di costruzione reggiane del 1959, potenza 155 kW, massa di 32 tonnellate. La Reggio Emilia Sassuolo è lunga 21,82 km, fu aperta al traffico fra il 1883 e l'87 e la pendenza della linea raggiunge solo l'1%. Già allora, rarissimo incrocio a raso! Thank you.
Spigliamo una delle due 1009 ex V160 delle DB primi anni 60, una Lollo in azione, soprannome per le forme arrotondate del muso, riferite ad una famosa sex symbol dell'epoca. Siamo a Dinazzano. Questo scalo è servito anche da una quindicina di treni merci al giorno, tutti a forte composizione, che trasportano sabbie per le locali fabbriche di piastrelle e riportano a Reggio il prodotto finito. Dopo un giro per la città, passeremo alla linea dell'ATCM. L'ATCM, azienda trasporti consorziali Modena, è l'ex SEFTA, cioè Società Emiliana di Ferrovie, Tranvie ed Automobili, che oggi gestisce un'unica linea, la Sassuolo-Modena, di 15,86 km, aperta al traffico nel 1883, allora a scartamento ridotto di 0,95 metri, e questo fino al 1932, quando fu portata a scartamento ordinario e contemporaneamente elettrificata a 3000 volt. Questo sempre nel 1932. Fra le stazioni dell'ATCM di Modena e l'FS esiste un raccordo di circa 3 km, disabilitato al servizio passeggeri ed oggi raramente usato. Sta arrivando l'elettromotrice numero 4, costruita da Breda nel 1932, potenza 472 kW, massa 42 tonnellate, velocità massima 55 km all'ora. Ma questo sarà il viaggetto in cabina del prossimo video. Sì.